a malgrado di questa bellissima faccia femminile che lo rappresenta, qui c'è un tale che si chiama Antoniazzo Romano Pictor Urbis, dico poco, autentico Pictor Urbis, ma io non so, veramente non so perché mai mi viene, sai, questo Azzo Romano, mi ricorda tanto l'attuale Papa. Io non vorrei essere molto irriverente, però che vuoi fare? Ognuno, anche con la sua faccia, col suo atteggiamento, con le fregnacce che dice, Coram Populi, eccetera, e si mette, si espone a essere giudicato, Cenerentola. Siamo tutti dei Cenerentoli, vedi? Coraggiosi si diventa, è vero, se non che quelli che vanno alla LUIS e merita università, e questa è una pubblicità della LUIS, hanno anche i soldi, oltre a essere aspiranti coraggiosi. Viale Washington, Giorgione Washington, da non confondere con Giorgione e Chinaglia, vedi? Parrebbe che i grandi geni della nostra letteratura, e sicuramente Luigi Pirandello lo è stato, e non semplicemente perché gli hanno dato il premio Nobel per la letteratura, e sarebbe proprio il caso di evidenziare come queste frasi legate al titolo di questa opera fondamentale, Il gioco delle parti, preluda in buona sostanza alla realtà della società italiana, quale noi la conosciamo e quale noi siamo in condizioni di interpretare. Abbiamo un sogno d'amore con lo sfondo delle grandi metropoli, che sono veramente un pugno negli occhi, veramente un pugno negli occhi, e qui abbiamo una storia d'inverno, storia d'inverno, anche questa è la nostra storia, storia d'inverno. Come il teatro riflette sistematicamente la realtà. Vado oltre e dico che la situazione pre-rivoluzionaria che stiamo vivendo è dimostrata anche da questa strana coincidenza. Nel pieno della Rivoluzione francese i teatri andavano alla grande, mentre pigliavano e ghigliottinavano le persone, i teatri di critica, filosofici, di storie e quant'altro, andavano alla grande. Ad esempio, vedi, penso che un sogno così, quello era un sogno, penso che un sogno così non ritorni mai più, ma è un sogno che non ritorna, almeno per adesso, preda come siamo della società della finanza, asserviti al potere finanziario, che cosa possiamo fare che ridere e che ne so, guardare il cavallo di Troia.
è così, è così. Penso che un sogno così, però ricordiamoci bene, i sogni sono desideri, come cantava una canzone disneyana. I nostri desideri potrebbero anche avverarsi quanto prima. Non è detto che debba finire sempre così in bellezza per loro. Un'altra considerazione che non è peregrina e fa parte di considerazioni che hanno a che vedere con l'interpretazione delle coincidenze. Non è un fatto casuale, non è una coincidenza che a Roma tutti gli orologi pubblici segnano sistematicamente un'ora diversa. I semplici, i sempliciotti, i razionalisti, i positivisti pensano di trattarsi esclusivamente di disfunzione. In realtà non è vero. Non è solo disfunzione. La Roma di oggi è una Roma dove non esiste il tempo. O per meglio dire, il tempo esiste, per modo di dire. Ma gli orologi, che sono quelli che segnano il tempo, ricordiamoci che senza orologi non esiste il tempo, ma gli orologi segnano ciascuno un tempo diverso, un'ora diversa, un'ora differente. Non è possibile stabilire, radicare, fissare. Ad esempio, il fatto stesso che i treni, i mezzi pubblici non arrivino mai in orario è sintomatico. Quando si diceva che nel fascismo i treni arrivavano in orario, era vero. Cioè, che cosa significa? Significa che quando incominci a far girare le cose per il loro verso, tutte vanno per il loro verso, compreso l'orario dei treni. Allora io spesso mi confrontavo con i meriti test di cazzo, i quali, ridacchiando, si riferivano proprio al fatto che durante il ventennio i treni arrivavano in orario. Erano degli emeriti fessi, capito? Perché sicuramente era categoria politici nati e sviluppatisi all'interno della classica burocrazia romana di stampo vaticano. È sempre così. In qualsiasi città del mondo non esistono orologi che segnano ore diverse. Ah, a proposito, voglio anche ricordare che è indicativo della pittura surrealista, soprattutto della pittura surrealista di Salvador Dalí, appunto questo fatto degli orologi tutti piegati, che simboleggiano appunto la relatività del tempo, legata ovviamente alla teoria della relatività, contemporaneamente anche al fatto che esistono, perché gli orologi di Salvador Dalí sono orologi senza lancette. Questa metafora dell'orologio senza lancette è propria del surrealismo, e soprattutto del surrealismo francese. Picabiat è il primo nome che viene in mente, Le Ballet Mécanique. E siamo correlati anche, parlando del Ballet Mécanique e quindi dell'opera cinematografica, che è collegata anche col grande cinema espressionista tedesco. Siamo sempre nell'ambito del simbolismo, a sua volta legato strettamente alla cultura surrealista e al pensiero che si lega alle coincidenze. La coincidenza non è mai un caso, e questo voglio ricordarlo,
ai nostri amici materialisti e razionalisti che anche le grandi scoperte della scienza attengono alle coincidenze. Perché basterebbe pensare, l'abbiamo già detto un'altra volta, la coincidenza consiste anche nel fatto che certi fenomeni che si ripetono cadono del tutto casualmente sotto l'inventore, il genio, lo scienziato, il quale ne ricava un'idea e dall'idea ne ricava una legge dopo opportuna sperimentazione, ma la sperimentazione viene dopo. Anche questo è un appunto di epistemologia, cioè di filosofia della scienza. La riflessione avviene dopo la constatazione, ma la constatazione avviene perché c'è una mente, un pensiero che riesce a constatare. Non è un caso, ripetiamolo, che l'occhio vede solo ciò che la mente è in condizioni di capire, come dimostra in maniera inequivocabile la pubblicità sui muri. Buona parte della pubblicità cade sotto gli occhi di chi le riesce a vederla. Chi non la riesce a vedere, anche se la guarda, con uno sguardo più o meno distratto, questa pubblicità non gli fa solamente nulla, come tre arini. Come tre aringhe, cari signori, sì, l'uomo moderno è condotto nella condizione dell'aringa, come tre aringhe. Goofy, a guardia di teste vuote. Questi goofy hanno proprio l'espressione dei nostri governanti. Le teste vuote stanno sotto. Eccole qua. Sono tutte, ecco una mano, la mano che chiede la carità, ecco il problema. Il simbolismo è quanto mai chiaro. Una testa esce da una testa vuota. La testa è rovesciata, ma i gufi regnano sovrani, eccoli qua. Questo è il gufismo della società italiana. Gufi porta scarogna da grattarsi, ovviamente, eccoli qua. Magna UFO, sfruttatori, assassini, induttori al suicidio, che sovrastano teste vuote. E chi goof? Ecco le teste vuote. E noi dobbiamo fare i conti con queste teste vuote. Noi dobbiamo, a nome della democrazia, tenere in massima importanza le teste vuote, il che non è vero. Noi dobbiamo trovare il consenso delle teste vuote, non serve a nulla. Quando noi capiremo che la democrazia è stata inventata per minchionare i fessi, cioè coloro che pensano che per poter cambiare le cose devono aver bisogno della maggioranza, cioè devono ricorrere alle teste vuote, le teste vuote saranno sempre pronte a disconoscere, a tradire, a non capire il messaggio, a dover sprecare centinaia di ore
per riuscire a far capire le cose che una persona minimamente intelligente potrebbe capire. Tanto per dirne qualcuno, un animale capisce perfettamente le cose. Non le capiscono le teste vuote umane, i quali ovviamente cosa fanno? Obbediscono ai gufi, eccoli qua, i gufacci, tutti pronti, tutti in fila. Guarda che faccia da gufo. E ci vuole pure i soldini, qui vedi? È fatto apposta, perché ha i soldi. Minacciando l'inferno, minacciando chissà quale morti, spaventando la gente nell'aldilà, come se l'aldilà avesse una sua ragion d'essere e esistesse realmente. Mi piacerebbe che qualcuno dei grandi filosofi dell'umanità abbia fatto una dissertazione sull'aldilà. Non le fa perché non ha senso. Sono prese di posizione che non hanno assolutamente senso. Ecco qua, teste vuote, tappi di bottini, tutto impolverato perché la testa vuota è polvere, sta nella polvere. Pulvisess ed in pulverem reverteris. Tu sei polvere, io no. Capito? Questo detto che i preti danno agli altri. Tu sei polvere e diventerai polvere, chi se ne frega? Io mi gratto e poi vedremo cosa mi dici tu. È interessante notare come in certe epoche, che poi sono epoche veramente dove apparentemente, molto apparentemente, la dottrina era molto rigida, poi invece c'è questo scatenamento di nudi, di bellissimi nudi, di particolare attenzione al nudo femminile. Questa è una cosa bellissima, chiaro e divertissimo, che si tratta di un rapporto di carattere pagano. Probabilmente si tratta di un amore e psiche, ma è molto interessante come il nudo fosse tollerato, laddove invece poi alla fine qualsiasi altra cosa, 1579-1620, siamo nel pieno della repressione ideologica e culturale, 1620. Giordano Bruno, che è la somma di queste cose, ma anche Galileo Galilei. Tuttavia abbiamo questi bei particolari.